proprio giovani di età, cioè sia Riccardo sia Dante, quando hanno citato il termine provocatorio, dobbiamo scendere sul treno per fare una rivoluzione, in maniera pacata, in maniera umile, ma per fare una rivoluzione. E la rivoluzione la dobbiamo metabolizzare, consiste nel veicolare una nuova idea di paese, una nuova idea d'Italia, una nuova idea di Europa, una nuova idea di Occidente, dove l'Italia e dove l'Europa sono pienamente inserite, perché i problemi che noi oggi scontiamo in Italia sono problemi che non sono distanti dai problemi che ha l'Europa e non sono distanti dai problemi che ha l'Occidente e sui quali paghiamo tutti lo scotto. Nel 1993, quando veniva cestinata l'esperienza della cosiddetta Prima Repubblica, sembrava che si entrasse nell'età dell'oro. Questo ragionamento lo faccio perché dopo mi consento di trarre una conclusione. L'età dell'oro cosa ci ha consegnato? Un miglior funzionamento della democrazia, che è il prerequisito della dignità della persona umana. Senza democrazia, la democrazia non è un complesso di norme. La democrazia è il prerequisito attraverso la persona, cui la persona riesce a esprimersi. L'economia è migliorata? Non sto a... Il funzionamento delle istituzioni italiane sono migliorate? Qualcuno qua ha parlato e dobbiamo vergognarci quasi. Quindi l'età dell'oro si conclude con le macerie. Quindi coloro che da lì a qui hanno provato devono avere anche l'umiltà e il realismo di dire lasciamo che provi qualcun altro. Questo però non ci impedisce, anzi non ci può limitare il fatto che questo inizio di seconda fase, tra virgolette, costituente, che si poggia su più gambe, che si poggia sulla fase della elaborazione programmatica, si poggia sulla fase del coinvolgimento delle persone, del radicamento territoriale, ma si poggia sulla fase della realizzazione di un percorso di partecipazione democratico che ha dei costi, non economici, che ha dei costi che bisogna pagare. Perché quando diciamo che vogliamo investire su una nuova democrazia per rendere i soggetti del 2020 protagonisti, dobbiamo sapere che la democrazia ha bisogno di un elemento indispensabile, un prerequisito: la pazienza. Bisogna andare, bisogna parlare, bisogna disquisire, bisogna scontrarsi per fare un passo in avanti, non per fare un passo indietro. Allora, avuto presente questo, che siamo in una fase di transizione che ci porterà all'Assemblea Nazionale Costituente, che delibererà, vuol dire votare, signori, si voterà su tutto. Questo è il pensiero che non dobbiamo, perché se vogliamo scommettere su una nuova democrazia in Italia dobbiamo praticare il metodo faticoso della democrazia e si deve votare su tutto. Tutto quello che servirà per dar vita a un nostro. Ma da qui a lì, signori, l'ha sintetizzato accademicamente bene Leonardo, fra qui e il nuovo soggetto c'è il dovere di realizzare la grande area di tutte le esperienze cristianamente ispirate. Che non vuol dire che poi le ACLI, che la CISL saranno nel nuovo soggetto, ma noi dobbiamo porre le condizioni perché la CISL, le ACLI, le focolarine si ritrovino in questo progetto grande, non un progetto teso a costruire una piccola chiesa, non voglio essere irriverente, ma una grande parrocchia, un grande... L'Italia è un paese che se noi rimettiamo in sesto, signori, rimettiamo in sesto l'Europa, rimettiamo in sesto l'Occidente, quello che abbiamo sulle spalle è un problema, è un'ambizione che non è solo meta... politica, è il dovere e il non fuggire dal grido di dire dove siamo e mettere assieme tutta l'area delle esperienze cristianamente ispirate
non vuol dire che dobbiamo fare la piccola chiesa, vuol dire che dobbiamo essere intelligenti a declinare i paradigmi perché si realizzi il nuovo lo stesso, perché si realizza il nuovo, ma un nuovo grande, un nuovo che abbia l'ambizione di andare a concorrere alla guida del paese e a concorrere a rifondare l'Europa. Allora, se si vuole rifondare l'Italia, bisogna partire da Dubaldo. Dubaldo stamattina ha detto una cosa, signori, che io sottoscrivo. L'ex governatore della Banca d'Italia ci ha spiegato un giorno che l'Italia degli anni 50-60 è un unicum della storia economica dell'umanità. Non c'è Cina, non c'è India, non c'è Corea, non c'è Giappone che nell'arco di 15 anni sia passato da un paese pre-agricolo, ultimo in Europa, alla quarta, alla quinta, alla sesta, alla settima, alla seconda potenza industriale al mondo. E questo è avvenuto, certo per le scelte politiche, ma perché questo paese si alzava la mattina, ed erano allora 46 milioni di abitanti, che sulle grandi questioni remavano tutti nella stessa direzione. Quindi il dovere di ricostruire su alcuni pilastri di fondo, dei pilastri che siano unitari, che siano capaci di dare al paese una prospettiva, questo è il nostro dovere. Questo è il pensiero forte, Zamani. O noi il pensiero forte lo incarniamo in alcuni pilastri che sono l'Europa, 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 travolta Europa, non una volta solo Europa, che sono la religione, le testimonianze di fede, i contenuti etici, guardate, sono diversi, vi cito, che sono a volte possono essere antitetici, i contenuti etici, le testimonianze di fede arricchiscono una comunità, e le testimonianze di fede, i contenuti etici devono entrare sulla scena politica europea e occidentale dalla porta principale. Dobbiamo rendere possibile che l'Occidente si riappropri delle virtù positive della religione naturale. Le risposte all'Occidente non si danno con le politiche, solo le politiche dei numeri che sono necessarie, ma se non si è in grado di piantare il nuovo albero della vita, che vuol dire radici, che vuol dire radici, che vuol dire condivisione di grandi valori, perché l'uomo non è una macchina, l'uomo ha bisogno di anima. Noi siamo delle persone che in questi anni ci siamo smarriti perché abbiamo smarrito l'anima. Non perché abbiamo smarrito i soldi. I soldi sono una categoria che ci ha sprofondati in un'altra categoria della povertà, un'altra questione. Vuol dire, queste sono cose nostre. E coloro che dicono, perdonatemi, ma l'ispirazione cristiana ha esaurito nella modernità la sua funzione maieutica. Allora io rispondo, non è che sono interrogativi che ci vengono da tutte, da quelli che sono contro di noi, no, evidente, l'Europa. Allora, io ho due argomentazioni per dire questi signori. La funzione maieutica delle esperienze cristianamente ispirate ha innervato intere epoche, ha innervato popoli. Allora uno potrebbe dire, ma tu mi stai facendo la fotografia del passato. E allora io vi dico un'altra cosa. La funzione maieutica dell'apporto di religione, dell'esperienza di cristianamente ispirate, veicola una cosa fondamentale, veicola il bene. Il bene è l'esatto contrario del male, che in questi 20 anni, 30 anni, abbiamo imparato a tollerare, a convivere, a ignorare, quando invece chi prende la strada del bene sa che ha il dovere di contrastare il male. È quello in cui il cortocircuito della società occidentale, no? Che ha espulso la religione perché ha detto no, questo è un fatto personale, individuale, cioè non è un fatto collettivo. E nello stesso tempo ha veicolato il principio di libertà straordinario. Siamo entrati nel secolo delle libertà, ma guarda caso, un secolo delle libertà tutto centrato sul soddisfacimento del bisogno personale, quando libertà
è più che non fare quello che si vuole, è più che fare quello che si vuole. Padre Damasceno nel IV secolo, dopo Cristo, ha detto la libertà, quella che cristianamente dice, la libertà è quella cosa che ti permette di realizzare, dice, la parola esatta, la libertà tua si celebra quando tu realizzi la libertà di chi ti sta vicino, che è un concetto di libertà che va oltre il concetto di libertà occidentale, che è limitativo. Non fai tutto quello che vuoi, ma senza toccare la libertà di altri. La libertà nostra, se la sappiamo, Pericle, che non era giudeo, perché sappiamo che noi adesso diciamo queste cose qua perché siamo Pericle, che non era giudeo, perché Cristo non era ancora arrivato, no? Ha detto, chi non si interessa della comunità non solo è innocuo, è inutile. Noi, dentro la fase della libertà, che ha celebrato solo la vittoria del superego, svincolata dalla necessità di condividere dentro una comunità, abbiamo perso la ragione. Allora, questi sono i pilastri su cui va cercata di ripristinare un senso di unità di questo paese. Quindi io ho finito questo, poi ci sono, immaginatevi, l'unità, c'è l'Europa, c'è il bene a cui facevo riferimento, e poi c'è questo tema della democrazia. Quello che stiamo facendo, amici, non deve essere fatto per noi, Gabbiati, non deve essere fatto per noi, ma non deve essere neanche fatto per i soli cattolici. Dobbiamo farlo per il paese, dobbiamo farlo per il bene che vogliamo la comunità. Il metodo democratico, il passare attraverso il cestinare questa esperienza del bipolarismo che ha squartato questo paese, e deve essere un imperativo. Basta, dobbiamo cestinare sia il partito del leader che ha disertificato tutta la partecipazione, ma analogamente dobbiamo cestinare anche la condizione organizzativa del bipolarismo, perché una società ha bisogno di vivere comunitariamente, vuoi fare le alleanze. Allora, se noi ci mettiamo dentro questo schema, no, le quattro, fare la rivoluzione, ma per fare il bene, per realizzare l'unità, per fare più Europa, per creare più democrazia, credo che noi facciamo il bene del paese e dell'Europa. Grazie. Allora, io mi proporrei